Dici versus pensi sfida e di solito le protagoniste delle nostre comparative sono proprio loro le moto, vero, ma oggi a metà, perché abbiamo giocato, abbiamo fatto diventare oggetto le moto, in questo caso 4 super sportive, 1000 declinazione, chiaramente super bike, con cui abbiamo giocato qui al circuito di San Martino del Lago. Quali sono i veri soggetti? I veri soggetti saranno i piloti, diversa estrazione, diversa esperienza, dal pilota amatoriale alla donna, a quello che invece di mestiere guida le moto, ovvero Alex Polita. E allora adesso conosciamo i protagonisti di questa comparativa e scegliamo, capiamo qual è la moto più adatta a seconda della propria esperienza in sella. Spieghiamoci meglio, 4 moto per 4 piloti, nessuna volontà di comparare il prodotto, ma divertirsi con il gioco delle parti. Cosa vogliamo dimostrare? Un concetto semplice, ma a volte sottovalutato. Di questo però ne parleremo alla fine. Protagonisti quindi 4 invitati, dal giovane appassionato, collega di Motorbox. Ciao, sono Alessandro Codognesi, un giovane redattore e in questo caso svolgo la funzione di amatore. Al collaudatore professionista. Ciao, sono Alex Dazzaro, ex collaudatore Decra e corro in Coppa Italia. Dalla rappresentante della categoria pro al femminile. Ciao, sono Lara Cordioli, corro da 8 anni e le gare più belle che ho fatto è il Mondiale Endurance. Al pluricampione categoria mondiale Stock 1000 e italiano Superbike. Ciao, sono Alex Polita, pilota professionista, attualmente impegnato nel British Superbike con la Ducati Panigale. Gli oggetti, poi, dicevamo, 4 maxi al top del prodotto racing acquistabile oggi. Mettiamo subito le cose in chiaro: nella scelta delle moto non abbiamo puntato sul prodotto. Avremmo dovuto coinvolgere allora anche nomi come Aprilia, Honda, MV Agusta, Kawasaki e KTM. Ma non era questa la nostra volontà. Solo schierare 4 categorie, il massimo della tecnologia e delle performance, ovvero Ducati e BMW, 2 giapponesi, Yamaha che propone per il 2012 il controllo di trazione e Suzuki che ancora opta per la scuola elettronica, no grazie. In pratica 4 differenti pacchetti, dal massimo, la versione S della Panigale, a chi, come Suzuki, come detto, non mette sul piatto pacchetti elettronici. Ma andiamo con ordine e facciamo l'appello. BMW S1000RR, motore capace di 193 cavalli e 112 Nm a 9750 giri minuto. 4 mappe opzionabili per il motore, pacchetto full DTC e Race ABS e cambio elettroassistito. Prezzo di questa versione, colorazione esclusa, 19.420 euro. Ducati 1199 Panigale S, 195 cavalli e 132 Nm a 9000 giri minuto. 3 mappe motore con la possibilità di settare a proprio piacere il Riding Mode, regolazione elettronica delle sospensioni, davvero reparto corse, ABS settabile nell'intervento, Quick Shift e BC per regolare l'intervento del freno motore e immancabile DTC su 8 livelli. Insomma, il massimo del massimo, prezzo 24.990 euro. Suzuki GSX-R 1000, 185 cavalli e 116,7 Nm di coppia a 10.000 giri minuto. Niente elettronica dedicata al controllo di trazione, niente ABS. Ma sistema Suzuki a 3 mappature motore, A full power, B intermedia, C potenza limitata a 100 cavalli, azionabili con pulsante al manubrio. Prezzo 15.100 euro. Yamaha YZF-R1, motore a scoppi irregolari, 182 cavalli e 115,5 Nm a 10.000 giri minuto. Controllo di trazione TCS settabile su 6 livelli di intervento, 3 modalità motore standard A e B, prezzo 17.190 euro. BMW S1000RR. Che dire, anch'io ero, come i miei colleghi, curiosissimo di provarla, soprattutto in questa versione 2012 in cui è stata aumentata la coppia e i bassi regimi. È incredibile, nel senso che la facilità con cui offre le sue prestazioni è disarmante, una potenza veramente da superbike di non molti anni fa, ma con una facilità e un bilanciamento dei pesi veramente ottimo. Anche per l'amatore non troppo esperto, l'elettronica è un aiuto fondamentale. ABS in primis per continuare col controllo di trazione, che con una potenza così elevata è davvero necessario. Ottima, difetti veri non ne ha, se non
una potenza esagerata per strada. BMW S1000RR, è tanto che la volevo provare, finalmente ho provato questo modello 2012 di cui tanto ne ho sentito parlare. È il giusto equilibrio tra una moto da corsa e una moto stradale, ha un ottimo bilanciamento, la moto può avere un utilizzo ottimo sia a livello stradale ma con poche accortezze che si possono già regolare direttamente dalla moto, la si può utilizzare come una moto pronto gara. È veramente facile, disarmante quanto lo possa essere, è molto potente ma mai sgarbata, mai aggressiva. Hai diversi livelli di controlli elettronici che possiamo tarare, alcuni più invasivi, altri meno, a seconda delle gomme che utilizziamo o dello stile di guida del pilota. È una moto da un bilanciamento quasi perfetto, oserei dire. Come difetti ne ho trovati veramente pochi, forse un attimino l'ABS, che in un utilizzo racing non è magari ancora così sviluppato al top o non siamo ancora noi così abituati a utilizzarlo. Però anche a livello di impianto frenante ho trovato un'ottima moto con un ottimo equilibrio generale, una buona bilanciatura, un ottimo impianto frenante. Anche quando sembra di essere un po' lunghi, con un minimo di pressione si riesce a recuperare. Naturalmente si sente l'utilizzo di materiali italiani, come in questo caso Brembo. Ed è una moto veramente eccellente, una moto che consiglio e che mi sentirei di consigliare sia per tutti i giorni, con molta estrema facilità, che per un utilizzo pista. BMW S1000RR era la moto che praticamente di cui tutti parlano e che naturalmente essendo donna, curiosità è donna, era la moto che volevo provare per la maggiore. E diciamo che appena sono salita sopra sono rimasta disarmata perché è veramente veramente facile, è molto bella perché comunque ha la potenza di un camion incazzato, va, guarda, una fionda, eppure non hai mai la sensazione che ti scappi, mai la sensazione che ti porti via, ti avvolge, è incredibile, ti senti proprio a tuo agio nonostante i tanti tanti cavalli a disposizione. Puoi anche permetterti di sbagliare un pochino la traiettoria, metti una marcia in più, una marcia in meno, esci, gli dai la manata di gas, ti corregge, ti salva sempre, è una cosa incredibile. Per essere così potente e essere così facile, non so, non ero abituata. Mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Poi, abituata di solito alle moto molto più fisiche, io, a me piace far fatica. Diciamo che con questa qua, perché far fatica per niente? Mi piace vincere facile, questa mi piace veramente tanto. BMW, una moto decisamente fantastica, bellissima da guidare, un motore elettrico, non mette in crisi per niente, soprattutto se spingi, e più, a dir la verità, più la violenti e più la moto va bene, soprattutto nel misto veloce là dietro di questa pista, anche se era nuova, veramente divertente. E la moto è veramente una cosa fantastica perché riesci a spingere, fare delle linee che vuoi, permette anche magari sbagliando qualcosa e non riuscendo a prendere le linee giuste, riesci a correggerti bene. L'unico neo secondo me per una guida un po' più sportiva rispetto all'amatore è che l'elettronica agisce molto, soprattutto in uscita di curva attaccava spesso il controllo, e l'ABS quando tiri molto la frenata lo senti agire molto, però nel complesso secondo me è una moto molto molto valida, ecco. Questa è la moto che si adatta più a me. Ducati 1199 Panigale, che dire, una vera moto da corsa. Anche per l'amatore trasmette subito un gran feeling, è facilissima, sono sparite le vecchie Ducati scorbutiche che mettevano in difficoltà. La castagna ai medi è sparita per un lungo, rischio di dire la bestialità, quasi da 4 cilindri, veramente la potenza in alto è tantissima. E l'elettronica permette di cucirsela addosso perfettamente, come un abito da sera, anche per l'amatore, controlli più invasivi, meno invasivi, potete scegliere quello che volete. Agilissima, facile da subito, cambi di direzione, nessun problema. L'unica roba, il prezzo. Sicuramente non per tutti e in strada si soffre tanto. Ducati 1199 Panigale, vi presento mia moglie, è lei, è la moto che più si adatta sicuramente alle mie esigenze, ne sono rimasto innamorato alla presentazione e ne sono rimasto rinnamorato questa seconda volta che ho avuto la possibilità di provarla. Mi sembra di giocare alla PlayStation, di conoscerla da sempre, mi trasmette un feeling
italiano, moto italiana, stabile, sincera, sicura, un'elettronica che ci si può cucire addosso, avendo la possibilità di perdersi nei settaggi. Se devo dire qualche difetto, mi devo impegnare. Forse questi cavetti che non mi fanno veramente troppo impazzire, ma per il resto una moto da corsa con la targa. Non forse per tutti, ha perso un po' del suo stile Ducati con quel bel motorone, con quella coppia importante, con quella prepotenza che ti tira fuori da ogni curva, però è diventata più tecnica, più veloce, una vera moto da corsa. L'hanno chiamata Panigale, ma era meglio se la chiamavano Bisturi, perché ha una precisione impressionante. Quando la metti in traiettoria, quella rimane, quella mantiene, non si sposta di una virgola. Il problema è tuo, che se hai sbagliato a fare la traiettoria non la correggi più, però di contro te la godi parecchio. È una vera moto da corsa, fisica, cioè tu scendi da questa moto e dici: ho guidato una moto, proprio hai lavorato molto di fisico, l'hai portata, non sei stato tu a essere portato dalla moto, ma sei stato tu a portare lei, quindi diciamo te la sudi, te la guadagni, ma la soddisfazione è incredibile. Veramente, forse è da sconsigliare di targare e da usare solo in pista, perché è il suo ambiente ideale. Bella, mi piace, mi piace. Ducati 1199 Panigale, probabilmente sarò di parte oggi. Scherzi a parte, che dire, una moto da corsa, elettronica sofisticatissima, un avantreno inchiodato per terra, motore fluido, uno stress, intuitiva a destra e a sinistra, stabile nei curvoni, difficile un pochino trovare dei difetti. Posso dire che questa qui, se proprio vado a cercarli, a cercare il pelo nell'uovo, è un pochino lenta nel salire e forse l'elettronica, specialmente violentandola tra virgolette un po', agisce un po' troppo, però è difficile non elogiare i pregi di questa moto, oltre al fatto che è bellissima e non riesci a staccare gli occhi da quando sta dentro il box, e poi diventa bellissima anche da guidare in pista. Ecco, nel complesso secondo me è una moto fantastica, a oggi è eccezionale. Questa sicuramente è la moto che più si adatta a me. Suzuki GSX-R1000 2012, la vecchia guardia potremmo definirla, perché non ha controllo di trazione, non ha ABS. In compenso non se ne sente troppo la mancanza, perché anche per un pilota amatore è facilissima. Il feeling con la ruota posteriore è estremo, la moto è facile fin da subito, fin dai primi metri, trasmette grande facilità. Non è rapidissima nei cambi di direzione, ma poco conta, soprattutto per un amatore. Difettucci? Sì, come ogni anno la pompa dopo parecchie strizzate tende ad allungarsi, ma sono comunque difetti facilmente risolvibili. Suzuki Gixxer. Gli anni passano, ma lei non invecchia, migliora ogni anno. Il carattere rimane sempre quello Suzuki, stabile, precisa, gran motore, elettrico, però ogni anno i tecnici di Yamazu riescono a migliorarla leggermente, a renderla un filo più facile, un filo più potente, però sempre mantenendo lo stile Suzuki. Mi è piaciuta molto, nonostante non nascondo di essere un non amante delle quattro cilindri, però ogni anno mi lascia sempre qualcosa di nuovo, mi fa scoprire qualcosa di nuovo. Naturalmente quest'anno posso dire che finalmente hanno utilizzato un impianto frenante come si deve per quello che riguarda le pinze. Infatti si sente la differenza rispetto al passato. Quest'anno che hanno inserito le Brembo, ragazzi, c'è veramente un salto di qualità. Per quanto riguarda la pompa, devono ancora un po' lavorare. Quando metteranno forse Brembo anche quella, risolveremo anche questo tipo di problemi. Comoda, accogliente, stile Suzuki. Un po' legnosa nello stretto, però sempre molto stabile e sincera. Non ti abbandona mai. È una Suzuki. Suzuki GSX-R 1000, quando l'ho vista, guarda, è rimasta sempre la solita Suzuki. Quando l'ho vista sono salito, ho detto: mamma che grossa, mamma che grossa. In verità poi alla fin fine è la moto in assoluto più comoda nella quale io, essendo che sono anche abbastanza grande, ci sto. E non è una cosa da sottovalutare, perché puoi avere una moto da milioni di cavalli, potente, ma se non ci stai sopra per guidare sei rovinato, perché non riesci proprio a impostare la curva, niente. Invece con questa qua sono salita sopra, comoda, bello, finalmente. Per quanto riguarda il motore, che lì molto semplice tutto quanto, devo dire la verità, io non sono proprio appassionata
questo tipo di motore del giapponese in sé, però nell'ambito suo è un gran motore, perché comunque riesce a sfruttarlo bene o male sempre, non è che abbia dei buchi particolari, soprattutto nei bassi, riesce comunque ad usarlo. L'unico difettino che forse posso riscontrare, che bene o male ce l'ha sempre avuto, ma secondo me migliorano, la pompa del freno, perché complice anche l'estate, oggi veramente una giornata molto calda, ma tendeva un attimino a lasciarsi andare, diventare un po' troppo morbida, però dai, siamo sicuri che è una cosa risolvibile, una cosa che possiamo anche partita niente tralasciare. Comunque gran bel mezzo, mi è piaciuto. Sì, sì. Suzuki GSX-R1000, una moto che ero curiosissimo di provare perché era un po' che non salivo più appunto sopra questa moto, che mi ha dato tante soddisfazioni negli anni passati, e diciamo che mi sono trovato subito bene perché è una moto maschia, ecco, e diciamo che la caratteristica del motore Suzuki è rimasta negli anni. È rimasta nel cuore anche perché tirando e spingendo un po', soprattutto nelle staccate più veloci della pista, la moto sbanda, fai degli ingressi in derapata, è divertentissimo. Il motore è molto fluido come è sempre stato e è veramente veramente divertente. Ecco, fai un pochino difficoltà ad uscire dalle curve, soprattutto quelle lente, perché come apri il gas probabilmente senza controllo di trazione ti aiuta poco, è molto morbida, pompa un pochino, si sente ancora la cavalleria storica della Suzuki. Ecco, la moto in generale è molto divertente, probabilmente per una guida sportiva e per un pilota adatto e affermato tra virgolette, probabilmente è una moto che per divertirsi va benissimo. Ecco, per il semplice amatore è una moto che ti mette sicuramente sotto pressione. Devo dire che mi sono questi pochi giri divertito e come era da un po' che non succedeva, ecco. Sicuramente questa è la moto che si adatta più a me e al mio stile di guida, veramente una figata. Yamaha R1 2012 è la moto che vorrei da amatore, lo dico subito, perché il motore è un toro, ha un sacco di spinta ai medi, è veramente cattivo. Non allunga particolarmente, forse meno della versione non a scoppi regolari, ma non importa perché la spinta ai medi è veramente una godura. In uscita di curva riesci a goderti tutto il motore. Da quest'anno poi, grazie al controllo di trazione, è anche gestibile perché si imposta sul livello 4-5 in pista, ti permette di scivolare quel tanto che basta per divertirti. La frenata pazzesca, favolosa. Unico difettuccio, forse non è leggerissima e quindi nei cambi di direzione un po' si accusa, ma gran moto, stabile, potente, veloce. È la moto che vorrei. R1 oppure R-Ugo per noi amanti della pista. Cosa dire? È la moto con cui ha vinto il mondiale Spies. Vero, non è neanche lontana parente. È una moto, ero tanto ansioso di provare questo motore a scoppi regolari, ma alla fine ne esco deluso, molto. Non va sotto, sopra non mi impressiona, ha dei medi discreti, una moto da interpretare a livello di motore. Però subito dopo, oltre a questa difficoltà, abbiamo una ciclistica, sembra sempre di guidare un pochino sulle uova, di avere la moto che galleggia, non sentirla mai veramente stabile, né in frenata e né in accelerazione. Quest'anno hanno aggiunto il traction control, però mi chiedo, serviva? E questi sono i lati negativi che ho trovato di questa Yamaha. Lati positivi, mi sembra per un utilizzo stradale una buona fan bike, in quanto comunque il motore con questo suo tiro un po' particolare permette anche magari ai non più esperti di riuscire a utilizzarla senza per forza impiccare, andare nella zona rossa e riuscire ad avere un utilizzo stradale. E quindi potrebbe essere una moto che a livello stradale potrebbe regalare delle sensazioni. Per quello che riguarda la pista, la rimandiamo al prossimo modello. Yamaha YZF R1. E qui scatta il problemino di feeling, ovvero io sono un animale da pista. Lei nel passato è stata un grande animale da pista, ha vinto di tutto. Il problema è che adesso in questa versione qua è diventata un attimino più stradale a mio avviso, perché lavora molto nei medi, nei bassi è vuota e quindi mi dà parecchio da fare uscire dalle curve, soprattutto nei cambi di direzione o nei pezzi abbastanza stretti. È già un avantreno molto importante, molto pesante. Avrei gradito quello spunto di gas per riuscire ad uscire e per non caricarmi troppo di braccia. In verità non c'è, questo
dà un po' da fare. Sicuramente per strada va benissimo e forse penso che nel panorama delle sportive sia una che delle migliori, proprio perché per strada la usi nei medi. In pista invece fatica ad avere rapporto. Dai, allora R1, dai, prossimo giro magari diventiamo un attimino più racing come una volta e dopo scatta l'amore. Yamaha R1, ero curiosissimo perché non ho avuto mai la fortuna di provarla e ci ho messo un po' a capire come funzionava, perché è una moto che va capita perché è molto molto morbida, soprattutto quando tiri la frenata senti sempre un muovere sia davanti che dietro, galleggia moltissimo. Se ti fidi, e devi fidarti, la senti abbastanza stabile nei curvoni. È vero che poi quando riprendi il gas la potenza non c'è, senti dei movimenti, ma secondo me vengono prettamente dalla ciclistica un po' morbida in generale, soprattutto per un utilizzo che faccio io. Sicuramente non è la moto per me, che strapazzo un po' l'acceleratore on off e così, questa di sicuro non è una moto per me. Un altro neo negativo è che quando togli il gas e scali le marce sembra che vada in folla, spinge moltissimo, riesci a chiudere male le linee. Non mi è piaciuta per certi versi sotto quel punto di vista, perché fai fatica, ripeto, a chiudere le curve. Motore elettrico non fa impazzire, non mette però in crisi sicuramente il pilota. È molto stabile, però nei curvoni, nella parte veloce dietro. C'ha dei pro e dei contro, sicuramente va capita. Sarebbe stato curioso girarci un pochino di più, cercare di spingere un po' per capire tutto quanto bene. Per ora io non mi sento di poter dire che è una moto fatta apposta per me, ecco. Questa è la moto che meglio si adatta a me. Tirando le somme, non sono mancate le sorprese, a dimostrazione che le moto sono sì comparabili, ma la scelta di uno dell'altra a volte non è solo puro calcolo prestazionale, soprattutto se l'argomento non è solo tempi sul giro, come si fa di solito quando si parla di questo tipo di moto. Il pro Alex Polita ha scelto Suzuki, casa con cui per la cronaca ha vinto un mondiale stock 1000 e un titolo italiano Superbike. La rappresentante del gentil sesso, Lara Cordioli, ha occhi solo per BMW e il collaudatore, Alex Zazzaro, per la Panigale. Forse anche perché, se con setting e regolazione lavori, il pacchetto elettronico di Ducati è da riferimento. Infine, il giovane appassionato e collega Alessandro Codognesi si è trovato più a suo agio sulla Yamaha R1. Insomma, di cosa parlavamo all'inizio, cosa volevamo dimostrare? Che la moto è soprattutto emozione, passione, e ognuno di noi filtra e sceglie secondo le proprie esperienze. Il gioco delle parti, come dicevamo, ognuno con il suo stile di guida, lasciatelo scegliere, giocando appunto, pensando solo a divertirsi, e il risultato cambia. La moto è così, questione di pancia, come si dice, provare per credere. Tanto, alla fine dei conti, perché andiamo in moto? Perché ci piace e ci diverte, nasce tutto da lì. Per questa volta la razionalità della scelta migliore l'abbiamo messa da parte.